A Urbania, nella splendida cornice del Palazzo Ducale, nella Sala Volponi, la CIA ha organizzato il convegno intergenerazionale per valorizzare il rapporto tra le vecchie e le nuove generazioni, intitolato Giovani e Anziani Insieme per Agricoltura, Ambiente e Alimentazione. Sono stati i vari relatori che hanno tutti posto l'attenzione sull'importanza di trovare un punto di incontro tra innovazione e tradizione, tra nonni e nipoti, per ritornare ad uno stile di vita più sano. Hanno partecipato all'evento gli studenti dell'Istituto Omnicomprensivo Statale della Rovere, Urbania, Corso di Agraria. Il convegno organizzato dalla CIA, dall'Associazione Nazionale Pensionati e dall'AGIA, che sarebbero i giovani agricoltori della CIA, e vuole focalizzare il problema dei giovani, degli anziani, della loro relazione e del rapporto intergenerazionale che c'è. Giovani e anziani possono essere determinanti per un'agricoltura sostenibile, per la cura dell'ambiente e per una buona alimentazione. C'è il tentativo di altri di mettere da parte le aspettative dei giovani e magari di lasciare gli anziani in disparte come se fossero dei pesi, mentre invece entrambi possono dare un grande contributo per quanto riguarda lo sviluppo e un nuovo modello di sviluppo economico del nostro paese. Le considerazioni su questo convegno e come ha visto la risposta dei giovani? È un convegno che ha approfondito le tematiche poste appunto all'ordine del giorno. Ho visto i giovani veramente interessati che per 2 ore hanno taciuto, hanno fatto silenzio ed hanno ascoltato tutto quello che gli veniva proposto. E tra le proposte più importanti è il ruolo degli anziani verso i giovani, che possono dare loro delle prospettive reali, concrete, in base alle loro esperienze. E quindi i media importanti, ma gli anziani, i loro consigli, i loro modi di vedere la vita sono altrettanto importanti. E questo credo che sia stato condiviso anche da loro. Un incontro tra i giovani e gli anziani, anche per trovare nuove metodologie per l'agricoltura, no? Ah, per l'agricoltura assolutamente, perché abbiamo parlato di territori, di fertilità dei territori, di modi diversi di fare agricoltura, di tenere sempre conto l'innovazione che è un elemento fondamentale, ma anche tutti i consigli che vengono dati da chi esperienza ce l'ha per poter realizzare i propri sogni che ci sono, perché poi quello che serve veramente è che questi ragazzi riescono poi a trovare, a fare e a insistere su quelle che sono le loro ambizioni, ma qualsiasi lavoro gli deve piacere, deve essere fatto con passione, e l'agricoltura può dare questo tipo di sensazione. Quello che serve però chiaramente è il ruolo della società diverso dall'attuale, una società che deve rivalorizzare fortemente l'agricoltura. Noi abbiamo un grande bisogno di ricambio generazionale. Quindi un invito ai giovani a dedicarsi all'agricoltura. Assolutamente sì, ma un'agricoltura dove ci possano essere risposte per riuscire ad avere, diciamo, un reddito dignitoso che permette all'agricoltore e alla propria famiglia di vivere dignitosamente.